ospiti dal futuro. Noi siamo le cappuccine dell'Addolorata. Io, Madre Benedetta Van Urten, sono la fondatrice del convento e queste sono le mie consorelle. E in che anno siamo? È l'anno del Signore 1723. Da più di 10 anni viviamo nel monastero che si trova qua vicino. Lì abbiamo costituito una comunità di stretta osservanza e di rigidissima austerità. Infatti, osserviamo una clausura molto rigorosa, tanto che gli osimani ci chiamano le sepolte vive. Oggi però abbiamo fatto un'eccezione, perché non capita tutti i giorni di incontrare gente che viene dal 2020. E perché è importante per voi far conoscere la vostra storia? Perché, senza voler peccare di superbia, crediamo di aver fatto qualcosa di buono per la comunità. Vedete queste bambine? Queste fanciulle sono le nostre pupille, bambine orfane o di famiglia povera, che ospitiamo in una casa annessa al convento. Assieme a tutte le nostre postulanti, gli osimani chiamano le nostre novizie zitelle o gavotte, o più elegantemente, poverelle di Santa Caterina. Quindi vi occupate dell'educazione delle fanciulle? Certo, le nostre 50 educande si occupano di filatura e tessitura. Abbiamo anche una piccola filanda per il trattamento dei bachi da seta. Alcune di noi, le più grandi, sono state incaricate dal vescovo, il cardinale Spada, di fare catechismo nelle parrocchie di campagna o di città. Altre invece prestano servizio presso la farmacia della confraternita di San Rocco, o altre ancora, come me e le mie consorelle, facciamo assistenza agli anziani e ai malati. Beh, ci ha parlato del monastero, ritieni vi faccio dimostrarci, vi faccio vedere. Certo, andiamo. Sor Benedetta, eccoci quindi davanti al convento delle Cappuccine. Ma prima di parlare del convento, saremo curiosi di sapere come ha fatto ad arrivare ad Osimo, come, se non sbaglio, il suo cognome poi non è esattamente italiano, Van Urten, insomma è d'origine olandese. Esatto. Mio padre, infatti, Tommaso Van Urten, era un mercante di Amsterdam, trasferitosi a Genova per lavoro. Mia madre invece era italiana e si chiamava Caterina. Dopo essere stata allevata nei principi dell'educazione cattolica, ho sposato un nobile genovese, Lazzaro Viganego. Ma a soli 24 anni sono rimasta vedova, con 6 figli. Sistemati tutti loro in modo degno, poi ho deciso di prendere i voti, assieme ad altre 10 donne. E il maggiore dei suoi figli invece era qui, frate Domenicano, Osimo. Sì, esattamente. Infatti all'inizio del secolo è stato chiamato ad istruire i novizi qui ad Osimo, nella cattedrale di San Marco. Con il suo aiuto, io e le prime consorelle ci siamo trasferite da Genova ad Osimo nel 1707. Intenzionate poi ad allargare la nostra comunità. E quindi veniste qui, in piano centro? No, all'inizio stavamo giù al borgo, nella villetta di un abate, Don Muzio Sinibaldi, presso l'oratorio di Sant'Antonio. Ecco, poi l'anno dopo, per 1000 scudi, abbiamo comprato questo caseggiato che apparteneva alla famiglia Nelli. Da lì sono iniziati i lavori per la costruzione del convento. La chiesa, invece, l'abbiamo inaugurata nel 1712. E si ricorda chi fece i lavori? Certo, l'architetto era di Milano, Giovanni Battista Rigoni, che disegnò il modello del convento e della chiesa prendendo come esempio il convento di Santa Prassede a Milano. Invece il capomastro era di Firenze. No, di Perugia. Si chiamava Francesco Pucciarelli. E come avete sostenuto queste spese? Ho donato alla comunità tutte le mie ricchezze, che fruttano al convento una rendita annua di circa 500 scudi. E quindi in questo modo la chiesa poté essere riccamente addobbata, insomma. Sì,